Laggiù, in una bella casa di campagna tra Porto San Giorgio e Fermo, vive una donna formidabile, saggia e generosa, ricchissima di pensieri, intuizioni, toni, bellezza, forza, argomenti, intelligenza. La mia Joyce, la mia Sibilla. Vado da lei a porre delle domande, come secoli fa pellegrini e viandanti salivano sui monti sibillini, fino alla grotta della signora che narra la leggenda, circondata dalle sue fate, tesseva i fili di passato, presente, futuro. D'accordo, non proprio, non le ho mai detto, cara Joyce, tu sei una Sibilla, tu sei la nostra Sibilla. Tuttavia, molte persone la chiamavano in questo modo. Naturalmente ne rideva di questa storia della Sibilla che le attribuivano. C'è un titolo che ricorre spesso in articoli di giornale o nei convegni sulla sua figura, Joyce Lussu, Sibilla del Novecento. Anche il Novecento è stato usato spesso per parlare di lei, perché lei è stata il Novecento. È stata un tempo, un intero secolo ed è stata un mondo.